Amici, ben ritrovati. Mercoledì 1 aprile 2020, noi siamo in diretta con Radio Saiuz e questa è la puntata di Terra Mater, le strade della conoscenza. In studio Maria dell'associazione Terra Mater e cogliamo l'occasione per salutarvi, salutare tutti gli amici che ci ascoltano anche da ondaradio.net. Ricordiamo la possibilità con Radio Saiuz di potersi collegare comodamente dal vostro PC o telefono al sito radiosaiuz.it, oppure se vi siete persi la diretta con il canale YouTube di Radio Saiuz, è un vero e proprio archivio anche per le nostre puntate. Quest'oggi abbiamo pensato di rendervi partecipi di un'altra iniziativa che è stata promossa in queste lunghe settimane che noi tutti ormai ampiamente conosciamo e stiamo tristemente vivendo, legati appunto all'emergenza sanitaria mondiale nella quale ci stiamo trovando, ed è stata l'occasione per inaugurare, cercando di trovare insomma il bello e la luce in fondo al tunnel con i mezzi che abbiamo a disposizione, vi dicevo, è stata l'occasione per inaugurare una piccola rubrica di storia dell'arte che è intitolata Emozioni d'arte. Questa rubrica, da me personalmente curata, che come sapete mi occupo di storia dell'arte da diversi anni, per motivi di studio e poi insomma per lavoro, è nata dalla volontà di poter raccontare e illustrare opere d'arte importanti di maestri dell'arte italiana, maestri e maestre dell'arte italiana, facendolo online con i mezzi che abbiamo a disposizione. La storia dell'arte è chiaramente fatta di immagini. È fatta di immagini di pittura, di scultura, di architettura ed è molto difficile pensare di parlare di un'opera d'arte senza avere la possibilità di vederla. È per questo che tra poco, fra qualche minuto, avrete la semplice possibilità di visionare sul vostro schermo, indipendentemente che siate sul cellulare o su un PC, avrete la possibilità di visionare l'opera d'arte della quale accompagnerò l'illustrazione, la narrazione, il racconto. Emozioni d'arte ha iniziato a percorrere le strade di diversi artisti. E oggi l'opera che vi racconterò in un video che tra poco appunto sarà in onda è un'opera dell'artista veneziano Francesco Hayez. Quando vi dirò il titolo dell'opera, certamente insomma risuonerà e brillerà felicemente, immagino, davanti ai vostri occhi e nel vostro immaginario. L'opera di Francesco Hayez è Il bacio. È un'opera realizzata nel 1859, è un olio su tela e conservata alla Pinacoteca di Brera a Milano. Pensate che Alessandro Manzoni aveva scritto un componimento dedicato proprio al signor Francesco Hayez nel 1822. E Alessandro Manzoni scrisse così: "Già vivo al guardo la tua man pingea, un che in nebbia m'apparve all'intelletto. Altra or fugace e senza forma idea timida accede all'alto tuo concetto. Lieto l'accogli, e un'immortai ne crea di meraviglia e di pietate oggetto, mentre averso il potea dal verso mio pochi giorni di spregio e poi l'oblio." Già Alessandro Manzoni si era reso conto della capacità romantica, intellettuale, narrativa di questo pittore,
che è stato un pittore che ha vissuto in uno dei periodi altrettanto intensi della storia dell'arte, il periodo risorgimentale, dove i sentimenti e le emozioni sono stati prevalenti. Infatti, Francesco Hayez fu un pittore romantico, nato appunto a Venezia il 10 febbraio del 1791, fu l'ultimo dei cinque figli di una povera famiglia. E venne affidato ad una sorella benestante della madre, moglie di un commerciante d'arte. E fu proprio nella bottega di questo zio che il piccolo Francesco, crescendo all'ombra di tanti quadri, manifestò da subito una naturale inclinazione al disegno. L'educazione artistica del ragazzo venne affidata a pittori locali, ma pensate che la sua vera scuola è stata la galleria del Palazzo Farsetti a Venezia, che ospitava una grande collezione di gessi statuari tratti dai modelli dei musei di Roma, dove si esercitò Francesco Hayez per ore a copiarli. E non dimentichiamo che la grande formazione degli artisti è avvenuta e avviene, insomma, potrebbe avvenire ancora di più oggi se si imparasse soprattutto a sperimentare e a realizzare quella gavetta copiando dagli antichi, una grandissima scuola di formazione. Francesco Hayez comunque poi visse a Roma, visse in una sorta di bosco incantato, dove ebbe la possibilità di visitare tutto ciò che era visibile, copiò di tutto, specialmente pensate agli affreschi di Raffaello nelle stanze vaticane, e a Tivoli, a pochi chilometri da Roma, prendette alloggio nel Tempio della Sibilla e riempì blocchi con schizzi dei ruderi antichi, appunto tratti da quest'antica città romana. Nel 1817 sposò a Roma Vincenza Scaccia, appartenente ad una ricca famiglia borghese, e cominciò a viaggiare per l'Italia del Nord, dove affrescò case patrizie. Pensate che nel 1822 Francesco Hayez venne nominato supplente per 2 anni all'Accademia di Brera e si trasferì con la famiglia a Milano, dove i suoi lavori, compresi gli affreschi di Palazzo Reale, gli diedero una notevole fama che gli porterà la nomina a socio corrispondente dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli nel 1831. Francesco Hayez conquistò una serie di titoli direzionali anche all'interno dell'Accademia di Brera nel 1855 e nel 1860 divenne professore dell'Accademia di Bologna. Morì il 21 dicembre del 1882, carico di anni e di onori. Amici, non aggiungo altro alla breve presentazione biografica di Francesco Hayez, confezionata per questa piccola introduzione, e vi lascio, spero, insomma, piacevolmente colpiti e piacevolmente in ascolto del video illustrativo dedicato alla narrazione dell'opera Il bacio di Francesco Hayez, 1859. Chiedo alla regia la trasmissione in onda della narrazione. Grazie. Ci rivediamo dopo, torniamo in studio, vi aspetto. Amici, ben ritrovati. Con questo pomeriggio riprendiamo alcuni incontri molto brevi, come sapete, che sono partiti circa la settimana scorsa, intitolati Emozioni d'arte. Vi ringrazio per il seguito e per i vostri commenti che mi giungono sia in chat privata che qui su Facebook e anche tramite alcune telefonate, perché insomma trovate, almeno alcuni di voi penso, trovate interessante questi brevissimi incontri che ci riportano a rispolverare alcune tra le più belle opere d'arte sicuramente che il nostro paese ha ereditato da uomini di ogni tempo,
centinaia di anni, secoli trascorsi, raccontati anche attraverso l'arte, attraverso la pittura figurata, attraverso la scultura, attraverso l'architettura. Un linguaggio non verbale, ma che di fatto cela molte più parole. L'arte ha fatto parte della testimonianza dell'uomo, è testimonianza materiale dell'uomo, lo è anche la musica, chiaramente, la letteratura, la poesia, la danza è un linguaggio bellissimo, il teatro, quindi veramente dobbiamo essere grati al patrimonio che abbiamo ricevuto e che oggi continua a sorprenderci. E come sapete, per questa piccola rassegna, appunto intitolata Emozioni d'arte, ho desiderato seguire il filo di autori del nostro bel paese. E dopo il Pordenone, dopo Raffaello, dopo Vittorio Corcos, quest'oggi tocca ad un'opera di Francesco Hayez. Un artista pittore veneziano che vive in uno dei periodi certamente più intensi della storia del nostro paese, che poi porterà chiaramente all'unità d'Italia nel 1861, ma che è erede e testimone propriamente di quello che è un linguaggio di valori patriottici, di idilli, di emozioni, di quei valori cosiddetti come tali sono stati chiaramente valori risorgimentali. È per questo che non scrutando tra per quanto possibile, una delle opere più famose di Francesco Hayez, Il Bacio, un'opera che giunge fino a noi non soltanto come testimonianza materiale conservata alla Pinacoteca di Brera a Milano, è un'opera del 1859, è una delle opere che è stata certamente più riutilizzata, più rielaborata, è il termine corretto. E che ci siamo ritrovati non lontano negli anni, degli anni 20 con un'opera di Tamara dell'Impizca, la famosa artista protagonista del primo ventennio del Novecento, che realizzò nel 1922 un'opera proprio intitolata Il Bacio, che vi invito a visitare, a cercare in Google, che chiaramente ha un impianto assolutamente molto più contemporaneo dovuto al nuovo tempo, ma che nacque proprio da una sorta di rielaborazione, da una sorta di ispirazione che proveniva da quest'opera di Francesco Hayez del 1859. Nel 1922, quest'anno, il 1922 è anche l'anno di un certo Francesco Seneca, Federico Seneca, che fu direttore artistico, direttore di progettazione della Perugina, la famosa e nota casa di cioccolatini, del buon cioccolato. Beh, lui si ispirò a quest'opera in chiave pubblicitaria per evocare l'amore, anche conciliare anche l'amore per i cioccolatini, la passione, l'idillio che nasce dal gusto di un buon cioccolato. E sicuramente ricorderete quanto me la famosa scatola blu, dove erano applicati, insomma, reinseriti questi due noti protagonisti già dell'opera di Francesco Hayez. Ancora prima, nel 1907, Gustav Klimt, quindi stiamo parlando di un artista oltralpe, realizzò il famoso Bacio di Klimt. Certo, siamo d'accordo che sia stata un'opera sicuramente diversa, una
uno stile completamente nuovo, ma sta di fatto che l'opera di Klimt fu in qualche modo ispirata in questo abbraccio così caloroso all'opera di Francesco Hayez che stiamo guardando questa sera, che magari avrete già trovato nel mio profilo o anche aprendo una ricerca in Google, digitando il bacio di Hayez, insomma, indiscutibilmente la si ritrova di primo approccio. In ultimo, nel 1954, un film di Luchino Visconti, intitolato Senso, riporta proprio un'immagine, un fotogramma cinematografico, dove l'abbraccio, il bacio tra i due protagonisti ricalca esattamente, la scena che Francesco Hayez inserisce all'interno di questo celeberrimo dipinto. Un dipinto che, come vi dicevo, è conservato alla Pinacoteca di Brera, che Francesco Hayez fu chiamato a realizzare per il conte Alfonso Maria Visconti di Saliceto, in un tempo che, appunto, come già vi accennavo, era intriso di sentimenti che avrebbero portato poi al patriottismo, all'unificazione d'Italia, e che chiaramente sancivano con questo bacio non soltanto l'amore tra un uomo e una donna, quindi un aspetto tipicamente romantico e sentimentale, ma anche, come vedremo tra poco, una certa simbologia che rimanda a valori patriottici, sia italiani che francesi. E per questo dipinto, per il dipinto di Francesco Hayez intitolato Il bacio, ci sono effettivamente diverse letture. Beh, potremmo guardare e osservare questa coppia intenta a consumare questo appassionante bacio e potremmo semplicemente interpretarlo come una scena romantica, una scena di saluto affettuoso molto molto forte. Potremmo avere un'altra lettura, ritenere che invece quel soldato con il cappello piumato che tende a stringere il volto di questa fanciulla in questo candido e setoso abito azzurro, sia il bacio di commiato prima della partenza, quindi un saluto che sa di misto a disperazione, amore, tristezza, gioia, fierezza insieme. La fierezza di combattere per un valore e il dolore, la sofferenza di non sapere se il ritorno del proprio amato potrà riaccadere e quindi se anche questo soldato potrà rivedere la sua amata. Quindi questa è una seconda lettura e un'altra interpretazione è quella che proprio nel 1859, anno di realizzazione di quest'opera per la famiglia Visconti da parte di Francesco Hayez, quest'opera in realtà volesse celebrare l'alleanza che il Regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II, insieme a Camillo Benso, conte di Cavour, aveva sancito con la Francia di Napoleone III per liberare alcuni territori d'Italia che erano tutti frammentati, l'Italia che era tutta frammentata in una serie di territori, per liberare il dominio di questi territori a mano degli Asburgo. E quindi questa alleanza tra il Regno di Sardegna e la Francia doveva sancire proprio l'alleanza più concreta per far sì che l'Italia potesse, che il territorio, la penisola italica potesse inseguire il desiderio dell'unificazione e soprattutto per strappare agli Asburgo soprattutto i territori della Lombardia e del Veneto. E quindi dove vediamo, dove leggiamo in questo sentimento così intenso questi territori? Beh, lo notiamo nei colori. Se ingrandite il dipinto, innanzitutto
ci sono dei colori che non a caso rimandano alla bandiera, alle bandiere di questi due paesi che si erano alleati, soprattutto la Francia, insieme alla bandiera della penisola italica. Beh, la calzamaglia rossa del soldato, la balza della manica della fanciulla che è bianca, l'abito azzurro sulla tonalità dell'azzurro della donna. Insieme questa triade cromatica rimanda alla bandiera francese. E poi la manica, nuovamente la balza bianca della fanciulla, la calzamaglia rossa del soldato e, ingrandendo il particolare dell'opera, la tunica, l'abito che ha sotto il mantello marrone il soldato ha un manicotto verde. E quindi bianco, rosso e verde chiaramente rimanda alla bandiera di quella unità d'Italia tanto auspicata e che chiaramente faceva seppe far sparire tutte quelle società segrete come la Carboneria, la Giovane Italia, Mazzini sicuramente ci ricorda qualcosa, che in qualche modo auspicavano un'organizzazione alternativa a quello che era il dominio asburgico. Bene, sono partita da un ideale patriottico, se vogliamo avere questa lettura che va al di là del bacio e dell'emozione, del sentimento di questa coppia. A noi chiaramente scegliere la versione che riteniamo più opportuna, che chiaramente comunque non disprezza l'una o l'altra interpretazione, perché le opere, come sapete, vanno sempre contestualizzate nel periodo storico nel quale furono realizzate. E il buon Visconti, il buon Conte Alfonso Maria Visconti, che non aveva proprio commissionato a caso quest'opera a Francesco Hayez, sicuramente ci vedeva dell'altro rispetto ad un sentimento così meramente amorevole e romantico. Ci vedeva proprio quell'ideale, quella forza di voler difendere un territorio dai nemici. Il conte Maria Visconti tenne quest'opera nella sua collezione per più di 25 anni e pensate che soltanto un anno prima della sua morte, quindi dal 1859 per 25 anni la tenne nella sua collezione, decidette di cederla proprio alla Pinacoteca di Brera, laddove si trova. Non è un'opera di grandissime dimensioni e non è nemmeno l'unica. Beh, questo dipinto pensate che è stato tra i più utilizzati, tra i più rielaborati, tra i più sfruttati a livello di immagine. Pensate che non fu l'unico realizzato da Hayez, perché nel 1859, nello stesso anno in cui il buon Francesco realizzò questo dipinto, realizzò anche una versione ad acquerello su carta con il medesimo soggetto, una sorta di copia in formato ovale conservata alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano e che il buon Francesco aveva offerto in dono alla sorella della sua giovane amante che si chiamava Carolina Zucchi. Altra opera che Francesco realizzò successiva a questa versione del 1859, la più nota, è una versione del 1861, che in realtà, insomma, non c'è più possibilità di poterla riacquistare perché è stata battuta all'asta nel 2008 allo Sotheby's di Londra, pensate, per più di 780.000 sterline. A differenza dell'opera che vedete davanti a voi, in questa versione del 1861 l'abito della giovane donna è tinto e in bianco, non è in azzurro. E mancano alcuni particolari della parte sinistra, tipo il profilo della colonna a ridosso della parete, che è molto più appiattito e molto più regolare rispetto invece a questa versione che avete davanti a voi.
un'altra versione, perché Francesco Hayez, un classicista abbracciato dai valori appunto patriottici e romantici, non si risparmiò di realizzarla nel 1867. Pensate che la fanciulla e il soldato vestono i medesimi abiti del finto che stiamo vedendo ora, ma la differenza è che su quei tre gradini che vediamo a destra nel dipinto, la fanciulla lascia una sorta di stola completamente bianca. E questa, chiaramente, questa versione dove la stola bianca è molto più concreta, è molto più evidente, sarebbe ritenuta la versione ufficiale della post Unione d'Italia, perché chiaramente il bianco, il rosso e il verde sarebbero ancora più evidenti. E sempre in questa versione del 1867, in quell'androne in ombra, in penombra che vediamo sulla sinistra, si intravedono anche dei capitelli, delle sorti di fonti battesimali, che invece in questa versione ufficiale, diciamo così, del 1859 non ci sono. Quindi, insomma, dal 1859 al 1867 c'è stata una molteplicità di versioni, quattro per l'esattezza, che il pittore Hayez realizzò. Dove siamo all'interno di questo ambiente? Beh, sicuramente l'ambiente architettonico rimanda all'interno, al vano, ad un vano scale di un castello che ha un retaggio medievale, gotico per lo più. C'è questa fanciulla che probabilmente possiamo immaginarci che abbia sceso queste scale, sia andata incontro a questo soldato con questo cappello piumato, tipico chiaramente di questa metà dell'Ottocento, e per andare incontro a quella sorta di ultimo bacio della speranza. E lui che magari si sia strappato un attimo per potersi concedere a questo momento di idillio. L'aspetto più interessante di questa costruzione, se vogliamo, un po' antistorica, perché siamo nella metà dell'Ottocento e i castelli medievali sappiamo che appartengono al 1200-1300, l'aspetto più emblematico, più curioso, più misterioso di questo dipinto è quello che avviene sempre a sinistra, perché al di là di quest'arco, che dovrebbe essere l'accesso che dà all'uscita di questo spazio, vedete anche ingrandendo l'immagine un'ombra. Un'ombra che probabilmente sta scendendo delle scale. Si potrebbe ritenere che sia un'ombra vista di spalle, quindi che la persona si stia allontanando piuttosto che stia venendo incontro, e anche da questo punto di vista ci si è tanto interrogati su chi possa essere la persona, il personaggio che insomma si cela in questa penombra abbastanza misteriosa. Beh, alcuni ritengono che possa trattarsi semplicemente di una domestica che faccia parte di questo ambiente, che magari sia cimentata nelle sue mansioni e che sia di passaggio a questo scenario. Quindi lei continua nel suo operare, ma in realtà alle sue spalle si svolge una scena tutta amorevole. Altri hanno sostenuto che magari si tratti di una sorta di compagno un compagno militare del soldato, che magari stia lì ad aspettarlo nel frattempo che lo stesso si è lasciato andare a questa emozione con la sua amata. Altri invece sostengono che magari possa essere quell'ombra, possa celare una spia
Asburgica, una spia austriaca, e quindi ricorderete tutta quella faccenda legata al Risorgimento, una faccenda molto importante per il nostro paese, di lotta, di battaglia, di scontro tra l'alleanza del Regno di Sardegna con la Francia contro quello che era il potere asburgico per liberare la Lombardia e il Veneto. Quindi non abbiamo chiarezza, Francesco Hayez non ha lasciato riflessioni in merito a questa figura e appunto ci sono delle congetture al riguardo. Un'opera che sicuramente nella vera essenzialità di queste mura medievali così montate, così essenziali, senza alcun arredo contestuale, non fa altro che enfatizzare e focalizzare ancora di più l'attenzione proprio su questi due personaggi e avvicinando, ingrandendo l'immagine, effettivamente questo abbraccio, questo saluto diventa un attimo eterno. Perché in realtà è un'emozione che si protrae nel tempo e forse è anche stato questo il suo segreto di far ritenere quest'opera bella fino ad eterna, fino ai giorni nostri, perché in qualche modo non ci dispiace mai di vederla, di immaginare, di sognare, al di là che sia un congedo speranzoso piuttosto che un enigma patriottico. Ha sicuramente molto, molto bella quest'opera e anche molti storici e molti poeti hanno espresso delle riflessioni al riguardo. Beh, lo storico Giuseppe Nifosi scrive: in questo abbraccio e in questo bacio l'osservatore presagisce il dolore per una partenza imminente e inevitabile. Dopo l'addio struggente, la fanciulla resterà sola, carica di nostalgia. Accullarsi nella sua attesa malinconica, affranta per il timore di non rivedere mai più il suo amato. E questa è la versione della lettura romantica. Se invece siamo più nazionalisti, allora potrebbe piacerci di più la lettura che è stata pubblicata nel 2013 sulla rivista Stile Arte, in cui si scrive: la pelle di lei è la pelle dell'Italia intera, il suo corpo è nazione, la sua bocca è il punto dell'unione. Non c'è separazione, non c'è contrasto tra donna e patria. Beh, le letture, come vedete, di letture questo dipinto ne offre tante. E concludiamo con una riflessione scritta dal poeta Francesco Dall'Ongaro, che a proposito del bacio di Hayez del 1859 scrisse: una scena toccante, piena di mistero e di affetto. Esca da questo bacio affettuoso una generazione robusta, sincera, che pigli la vita come la viene e la fecondi con l'amore del bello e del vero. Amici, emozioni d'arte per questo pomeriggio sera termina. Vi ringrazio tanto per essere così numerosi nel seguire la trasmissione. Saluto anche un piccolo ascoltatore, Alessandro, che è in linea con sua mamma Deborah. Vi ringrazio tanto, vorrei nominarvi uno per uno per quanti siete. E ci vediamo presto per un'altra opera che leggeremo e ripercorreremo, rispolveremo insieme. Un carissimo saluto, un abbraccio virtuale, come si dice in queste giornate. Per la serie Io resto a casa, noi restiamo a casa in maniera difficile in questo periodo, ma restiamo a casa anche con l'arte. Un abbraccio a tutti, ciao!
Amici, rientriamo in studio con Radio Science e Terra Mater, le strade della conoscenza. Sono sempre Maria che vi parla. E effettivamente emozioni d'arte. Quest'oggi abbiamo inaugurato questo spazio con l'opera Il bacio di Francesco Hayez, opera del 1859. E che se ne dica che vogliamo, come avete ascoltato, sposare la versione che quest'opera sia un idillio senza fine, un cult, potremmo dire, del sentimento, dell'amore, o che invece ci piaccia la versione del commiato, del soldato, del militare che lascia la sua sposa, consapevole del fatto che magari non potrà tornare, o che invece ci piaccia una lettura sociale, politica, di unificazione, di alleanza di paesi, piuttosto che l'elevazione del valore del romanticismo tutto italico. Beh, sta di fatto che quest'opera, come avete ascoltato, è stata oggetto di elemento di ispirazione per moltissimi artisti, sceneggiatori, designer degli anni a venire, da Gustav Klimt a Tamara Delimpicka, che hanno offerto delle versioni e delle rielaborazioni dell'opera, chiaramente per il loro stile e il loro periodo, fino a Federico Seneca, che fu il mitico direttore artistico della Perugina, che ebbe quella brillante idea nel 1922 di utilizzare il bacio di Hayez e di collocarlo su uno sfondo stellato della mitica scatola blu dei famosi cioccolatini, unendo chiaramente il piacere del gusto del palato, del cioccolato, della tenerezza, insomma, della dolcezza, al sentimento, insomma, più dolce, più romantico che conosciamo, oltre chiaramente a quello dell'amicizia. In conclusione, vi cito una descrizione che fa il professor Arrivabene a proposito della pubblicazione che ci fu a seguito dell'esposizione di opere di belle arti e di industria che si svolse a Milano nel settembre del 1838. E in quell'esposizione, che chiaramente fu precedente al 1859, anno del mitico bacio, Francesco Hayez presentò nove opere. Il professor Arrivabene scrive tale testo: all'esposizione di Milano del settembre del 1838, Francesco Hayez presentò nove opere, sette delle quali sono composizioni di molte figure. La folla si accalcava innanzi a codeste sue creazioni, gli uomini dell'arte stavano pressoché tutti per lui. L'altra parte si divideva in due fazioni, l'una severa nemica, l'altra ammiratrice. L'accusa principale che si muoveva a queste opere era intorno al colorito generale, specialmente intorno a quello delle carni. È forza confessare infatti che il più delle volte i quadri dell'Hayez sono come avvolti da un'atmosfera artificiale e che gli avvenimenti che figurano ci sembra di vederli piuttosto in un teatro che sulla grande scena del mondo. E questo, voglio detto, circa l'intonazione e il colorito, non già per le altre parti che spettano al comporre e all'espressione dei volti e alla dignità delle movenze. Ma quando tu vieni innanzi ad uno di questi dipinti e ti fermi e lo guardi a lungo, il tuo occhio si avvezza, dirò così, a quell'atmosfera artificiata, a quei visi, a quegli atti che parlano al tuo cuore e quasi dimentichi di essere innanzi ad una fredda tela e credi a quel pianto o a quella letizia che il pittore ha voluto esprimere. A ben pochi è dato mettere tanta vita nei volti come sa fare l'Hayez. E questa, insomma, è una lontana recensione risalente a quella nota esposizione del 1838 a Milano.
Ricorderemo certamente i giorni che stiamo vivendo a seguito di questa emergenza sanitaria mondiale. Ricorderemo le riflessioni, le riscoperte e certamente immagino che anche voi stiate auspicando ad una rinascita, ad una rinascita umana, valoristica, operativa, e solidale. L'arte contribuisce anche ad alleviare dei momenti di riflessione, a spaziare, a viaggiare con la mente pur stando fermi e a regalarci quel tono di bellezza che tutto sommato, non nuoce ma alimenta. Amici, un cordialissimo saluto da Terra Mater, le strade della conoscenza. Ringraziamo Radio Saius. Passate parola, passate orecchio agli amici che amano l'arte e non solo. Ci vediamo per la prossima trasmissione di mercoledì 15 aprile e un saluto anche agli amici sintonizzati su ondaradio.net. Buone e serene giornate, amici. A presto.